Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. La guerra in Ucraina al centro delle preoccupazioni anche dei giovani della Toscana, un'iniziativa del Parlamento degli studenti del Consiglio regionale ha messo al centro appunto le tante domande che la popolazione più giovane di studenti ha rivolto a dei massimi esperti. La guerra in Ucraina vista dai giovani della Toscana, il Parlamento degli studenti del Consiglio regionale ha focalizzato l'attenzione sul conflitto in atto attraverso un forum sulle sfide della politica internazionale. Eravamo forse troppo desensibilizzati a vedere le guerre, che però erano sempre lontane. Invece una guerra così vicina a noi è un'evocazione di, di quello che noi avevamo sempre letto solo. Sui manuali scolastici, e di sicuro fa paura, fa paura anche perché abbiamo visto immagini di ragazzi, ragazzi che sono come noi, che hanno vissuto fino a ieri la vita come noi: andavano a scuola, eh, il pomeriggio vedevano gli amici, la sera uscivano, mentre adesso sono costretti a fuggire, a nascondersi in bunker sotterranei o ad abbandonare la loro patria, Quindi, o appunto andare ad arruolarsi, che non è, non è di certo un'opzione migliore. Quindi sì, è un particolare momento anche per noi ragazzi che insomma, la vediamo per la prima volta una guerra con i vicini. Dall'utilità del diritto internazionale nel contesto odierno all'accoglienza dei profughi fino alla guerra della disinformazione. A rispondere alle tante domande dei ragazzi due massimi esperti. Serena Giusti, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e il vicepresidente del Forum per i Problemi della Pace e della Guerra di Firenze, il professor Alberto Tonini. È giusto rispondere a questa richiesta di chiarimenti e anche di rassicurazione perché non c'è dubbio che un senso sottile di inquietudine come dire si è nuovamente ricoperto tutta la nostra realtà quotidiana e quindi lo scopo di questi incontri è quello di dare spiegazioni, di dare interpretazioni, ma anche nei limiti del possibile di rassicurare. I giovani, rispetto ai rischi o ai non rischi che questa situazione comporta. Ricerchiamo tutti una pace, ricerchiamo stabilità e gli effetti che ci possono essere sono in questo momento flussi migratori. Quindi, profughi in arrivo anche in Toscana, che si dimostra ancora una volta a terra di accoglienza, e ci sono da attendersi poi gli effetti economici a partire dalle materie prime, ma effetti economici anche per quanto riguarda prodotti prodotti agricoli perché noi importiamo fertilizzanti, per esempio dall'Ucraina, senza poi parlare della questione del gas e dell'energia. Aiutare loro e noi a capire meglio anche le realtà più complesse sia il primo dovere civile, il primo servizio civile, davvero che si può fare. Per questo un pomeriggio dedicato alla comprensione dello scenario ucraino-russo con chi lo studia, chi ci capisce, chi ha gli strumenti per parlarne, per leggere la realtà e per presentarla ai ragazzi, in un luogo che, che è l'occasione per mandare in streaming, per avere un documento che possa poi essere anche anche di servizio utile alle scuole per affrontare questo momento difficile e anche la complessità geopolitica di uno scenario come quello interessato da questa guerra. Io dico che è uno scenario complesso e la cosa paradossale è che in un'era come questa in cui tutto è trasparente e visibile abbiamo spesso l'impressione di non capire, di non sapere fino in fondo, che quello che vediamo che sembra vero non sia la verità. Trovo che sia un, una, un elemento paradossale di quello, della dimensione che noi viviamo e, e questo ci interessa a tutti, per cui approfondire e capire aiuta anche a vedere gli, gli, gli svolgimenti, i rivolgimenti di queste ultime ore che ci aprono... In realtà, ancora più difficili da affrontare. È una situazione che nessuno di noi ha mai vissuto. Noi siamo un popolo libero e abbiamo la possibilità di esprimerci, di vivere la vita così come siamo abituati a fare. Eh, grazie a chi prima di noi ha combattuto per la nostra libertà, grazie a chi ha resistito, grazie a chi ha permesso di diventare la Toscana quella che è, una terra aperta, una terra inclusiva. Non è un caso che il simbolo della nostra regione sia il Pegaso Alato, il Pegaso Alato era il segno distintivo del Comitato di Liberazione Nazionale. E oggi vedere quelle immagini, vedere le bombe sulle case che uccidono civili, eh, qualcosa che fa male. Non non si può restare inermi rispetto a tutto questo, non si può continuare a dire né con l'aggressore né con l'aggredito, perché qui c'è qualcuno che ha aggredito e qualcuno che ha subito l'aggressione. Ha aggredito la Russia di Putin e ha subito l'aggressione l'Ucraina credo che noi questo dobbiamo dirlo con forza, essere vicini al popolo ucraino e lo stiamo facendo con quello che possiamo, sostenendo eh, l'arrivo di tante donne, di tanti bimbi, di tanti bimbe. Io sono stato qualche giorno fa in una scuola di Pisa di incontrare due bimbe di eh, 8 e 9 anni, terza e quarta elementare. Vi assicuro che mi si accaponava la pelle, eh, non sapevano parlare l'italiano, hanno detto solo basta guerra. E poi la traduttrice. Eh, gli ho chiesto cosa dicevano le bimbe e mi ha detto che hanno voglia di rivedere il loro papà, il papà che è rimasto in guerra a combattere per la libertà del suo popolo. Ecco, noi oggi insieme alle ragazze e ai ragazzi dobbiamo confrontarci su questo tema e sperare, chiedere a gran voce che ci sia nuovamente pace, quella pace e quella libertà che oggi vediamo non lontani da casa nostra, che mina anche la democrazia e la libertà dell'Europa. Si chiama La Toscana che fa bene ed è un bando per il conferimento di un premio alla migliore campagna di comunicazione sociale realizzata nel 2021, l'iniziativa del Corecom. Dare il giusto riconoscimento a quanti nella Regione si impegnano e lavorano per veicolare messaggi di pubblica utilità con particolare efficacia e originalità. È questo l'obiettivo della prima edizione della La Toscana che fa bene, il bando per il conferimento di un premio alla migliore campagna di comunicazione sociale realizzata e lanciata nel 2021 e promossa dal Corecom in collaborazione con il Centro di Servizi Volontariato Toscano. La Toscana è terra di accoglienza e terra di solidarietà, lo sta dimostrando anche in questi giorni, in queste ore con l'accoglienza dei profughi ucraini. La Toscana che fa bene è la Toscana dei nostri professionisti della sanità che tanto si sono impegnati in questa fase della pandemia. A loro ancora una volta grazie. La Toscana che fa bene è quella del volontariato e ringrazio Cesvot per l'impegno, per il lavoro che svolge nel nostro territorio. E la Toscana che fa bene anche quella della comunicazione. Consentitemi di ringraziare Enzo Brogi davvero per il lavoro enorme che sta portando avanti come presidente del Corecom, un lavoro importante anche di sensibilizzazione, perché non è scontato premiare con 5.000 euro in questo caso l'azienda e la società che sia privata o pubblica che abbia messo in campo una campagna di sensibilizzazione in questo senso. Del senso davvero di cos'è la Toscana quella bella. Comunicare bene vuol dire far conoscere di più e meglio ai cittadini e renderli più liberi, liberi nelle loro scelte, liberi nelle loro valutazioni. Io penso che sia come Consiglio regionale sia come soggetti che operano eh, all'intorno al sistema pubblico dobbiamo lavorare di più e meglio, pensando sempre ad una cosa, che il messaggio deve arrivare a più cittadini possibili e dobbiamo renderli partecipi della sfida collettiva che stiamo vivendo. Il Presidente del Corecom Toscano, Enzo Brogi, ha illustrato le modalità di partecipazione al bando. Noi abbiamo in testa dei messaggi che negli anni sono stati potentissimi. Eh, pensiamo per esempio alla Benetton con la sua campagna con Oliviero Toscani contro il razzismo, contro la mafia, oppure le campagne come il cuore si scioglie, oppure ancora eh, fumare fa male, digli di smettere. Ecco, vorremmo che anche in Toscana premiassimo coloro che siano essi naturalmente le associazioni del terzo settore, infatti con noi abbiamo voluto il CESVOT che le coordina e rappresenta benissimo tutte, ma anche eh, gli enti pubblici, le società private, coloro che investano per eh, la campagna sociale. A loro oh, vorremmo aprire questo bando per dare un premio per la migliore comunicazione. Il CESVOT da tanto tempo è impegnato sulla comunicazione sociale, pensate che abbiamo un archivio di 3.378 documenti provenienti da 68 paesi del mondo che è a disposizione anche delle nostre associazioni, di tutti coloro che vogliono documentarsi su questo. E la comunicazione sociale certamente per gli enti del terzo settore è fondamentale perché promuove proprio le, le azioni che loro fanno sul territorio a favore della popolazione. Dobbiamo anche imparare gli strumenti del marketing che in questo, in questo contesto devono servire appunto a spingere le azioni virtuose e non solo all'acquisto o al commercio. Diciamo che noi dobbiamo imparare anche da chi è professionista su queste cose, appunto imparare le metodologie per arrivare al grande pubblico per indurre veramente sia appunto noi facciamo anche tante campagne, facciamo formazione, ultimamente abbiamo fatto la, la campagna per reclutare volontari, Passa all'azione, diventa volontario nella quale abbiamo messo in campo anche professionisti importanti per avvicinare tanto pubblico al nostro mondo, al mondo del terzo settore e del volontariato. Tradizionalmente il nostro mondo è un mondo pacifico, quindi è un mondo che vede la guerra come una cosa, una sciagura, ecco. e quindi di fronte ai bisogni della gente che arriverà qua, che sta già arrivando, che è già sul nostro territorio, la risposta è già stata importante. E noi come CESVOT siamo anche chiamati ai tavoli del, che coordinano anche l'accoglienza per dare una mano all'associazione. Compie un secolo di vita, una storica eh, polisportiva e l'Africo di Firenze eh, che è stata ricevuta in Consiglio regionale. Una targa per i primi cento anni della Polisportiva Unione Sportiva Africo. Il Consiglio regionale della Toscana ha voluto celebrare con questo riconoscimento il secolo di attività raggiunto dalla società fiorentina. E grazie alle tante società sportive dilettantistiche che svolgono un ruolo importantissimo sul nostro territorio. E in tutto questo, nella nostra presenza oggi qui e nel dare questa targa voluta a tutta l'ufficio di presidenza, ringrazio i colleghi Casucci e Galli. Ci sta la nostra idea di Toscana, una Toscana che include, una Toscana aperta, una Toscana che avvicina i giovani alla, alla vita. Eh, le tante iniziative messe in campo vanno esattamente in questa direzione. Quindi, questo grazie e questa targa, è sicuramente per i 100 anni della Polisportiva Africo, ma è anche per le tante volontarie, i tanti volontari, le tante ragazze e i tanti ragazzi che si impegnano ogni giorno per includere e per dire che lo sport è qualcosa di fondamentale per le nostre vite. Non possiamo che dire tutti insieme buon compleanno Africa perché compie 100 anni, quindi 100 anni è una data importante, ancora una volta il Consiglio regionale della Toscana si apre all'esterno per celebrare ecco, chi in 100 anni di storia è stato veramente importante nell'aspetto aggregativo, sociale sportivo. Al mondo delle associazioni sportive che hanno subito la pandemia più di altri serve la vicinanza delle istituzioni e servono risposte concrete come quelle che stanno arrivando anche dai bandi del PNRR. Ribadiamo l'importanza per noi del valore dello sport e infatti sono ben 100 anni che l'Africo porta avanti questi principi e speriamo davanti a noi di averne altrettanti. Abbiamo 600 ragazzi eh, dai 5 anni fino ai 20 anni. Eh, gestiamo attualmente tre impianti che sono quello dell'Africo via Elefanti, San Marcellino e Bellariva. In tutti e tre gli impianti abbiamo eh, sviluppate le scuole calcio e i, le, le squadre giovanili. La cultura adesso con la letteratura, quella gialla per la. Sì quella gialla. La cultura adesso con la letteratura, nella fattispecie quella del romanzo giallo, che diventa protagonista di un festival a Pistoia. Pistoia diventa capitale del mistero anche quest'anno, dall'8 al 10 di aprile per la dodicesima edizione del Festival del Giallo che si svolgerà nello scenario della biblioteca San Giorgio. Sarà una tre giorni rivolta agli appassionati del settore, ma non solo. È bello vedere che ripartono tante iniziative e ce ne sono alcune come queste che non si sono mai fermate. Era ottobre dello scorso anno, eravamo qui per presentare l'undicesima edizione, siamo alla dodicesima, io ringrazio l'associazione Amici del Giallo di Pistoia per averci creduto sempre anche nei momenti di maggiore difficoltà quando la pandemia ci teneva chiusi in casa eh, la lettura la capacità eh, di costruire cultura attraverso i libri viene qualcosa di veramente importante il titolo dice sostanzialmente il giallo è ancora un genere io penso sia un genere, uno dei generi più belli più importanti e per me, come dire, una delle letture più frequenti che riesco a fare, anzi mi rilassa e mi aiuta davvero a continuare il lavoro in giornate anche complesse come quella di oggi. Anche per l'edizione 2022, come avvenuto per quelle passate, è prevista un'anteprima, giovedì 7 aprile, al circolo Arci Bottegone con la messa in scena dello spettacolo teatrale Tre Racconti a cura dell'Associazione Culturale Zona Teatro Libero su testi di Marco Vichi, che parteciperà alla serata. Venerdì 8 aprile, l'inaugurazione ufficiale della manifestazione. Quest'anno, come vedete, il titolo, è... il titolo sì, può essere anche provocatorio. Il giallo è ancora un genere? Punto interrogativo. Perché per anni e anni il giallo è stato considerato un po' letteratura, ma un po', non dico di seconda mano, ma vista un po' con qualche perplessità. Noi non l'abbiamo francamente mai avuto e nemmeno eh, sia il comune di Fistoia con il quale collaboriamo da anni e con cui quest'anno abbiamo ancora, eh, stretta ancora margine di relazioni, ma principalmente anche con la biblioteca, la biblioteca di per sé stessa, la San Giorgio di Fistoia, è un luogo dove si fa letteratura e quindi noi siamo alla dodicesima elezione e quindi credo da parte nostra e da chi ci ha diciamo, aiutato in tutti questi anni non si è mai posto questo problema. A rappresentare il Comune di Pistoia l'assessore alle attività e agli istituti culturali. Margherita Semplici, un appuntamento molto importante che tra l'altro si vede coinvolte a distanza di pochi mesi rispetto all'edizione 2021 che ha avuto molto successo e che vedrà appunto impegnata la biblioteca San Giorgio e il Comune di Fistoia insieme agli altri soggetti che patrocinano l'iniziativa dall'8 al 10 di aprile. Devo dire che è con particolare orgoglio che portiamo avanti insieme all'Associazione Amici del Giallo questa attività, che eh, tra l'altro vede per la prima volta a monte la sottoscrizione di un protocollo, di un accordo e di una convenzione con l'associazione medesima, che di fatto vedrà strutturata eh, per l'appunto anche questa Kermesse. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna con voi la settimana prossima.